cosa, dispetto alla classifica, e punta ad evitare una retrocessione che per molti sembra inevitabile. Sentiamoci lo venerato. Oggi pomeriggio a Poggio degli Ulivi è nato il terzo Pescara dell'anno. Dopo gli esoneri di Oddo e Breda, tocca al salernitano Grassadonia provare a rianimare un delfino in coma profondo. Sfumato per palesi divergenze su uomini e programma il ritorno di Oddo, il club si è affidato ad un ex compagno di squadra di Breda. Entrambi avevano militato nella Salernitana. A dispetto di una classifica che sa di sentenza, Grassadonia pensa positivo. Stimoli grandissimi, una grandissima opportunità, ci sono tutti i margini per poter riprendersi da un momento difficile e cercare di cambiare un attimino questo momento negativo, ritrovare certamente autostima e grande convinzione, perché questa è una squadra che ha certamente personaggi importanti, e compagni di avventura, non ci sono solo loro, c'è anche un altro staff, voglio dire altre persone che renderanno questo lavoro migliore, e cercheremo, come ho detto prima, tutti insieme di far vederci. Il campionato di Serie B è un campionato che non finisce mai. Certamente ritrovare grande entusiasmo e, ripeto, convinzione, perché questo